Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo le nostre cacce con quella che dovrebbe essere la nostra penultima caccia, addirittura. Perché se non ricordo male, esatto, la penultima. Ovvero l'uomo in nero. Oddio, un seguace di Sephiroth. Buona parte degli scudi neri che si aggiravano intorno ad Ala Perduta è stata inghiottita dal flusso di etere. Tuttavia, abbiamo saputo che uno di loro è ancora vivo e che è particolarmente devoto alla loro diabolica causa. Si adopera per condurre a una morte orrenda qualsiasi portatore che si avvicini troppo al suo nascondiglio. Ahimè, si è finora dimostrato un vero osso duro per qualsiasi spezza maledizioni inviato ad ucciderlo. Quindi si trova ad Ala Perduta lui. Ad Ala Perduta, quindi a Sunbreak. Quindi Ala Perduta dovrebbe essere qua. Però adesso bisogna vedere dove sia effettivamente ad Ala Perduta. Perché è proprio qui nella... È proprio qui nella cittadina. Cioè, quindi se io giro così dovrei trovarlo. Perché qua effettivamente adesso è tutto deserto, però... Non so se effettivamente lui si trovi... qui da qualche parte, o magari si trovi nella zona di Ala Perduta, quindi magari un po' più esternamente, perché qui l'etere è incredibile, infatti è tutto praticamente corrotto dall'etere, però non mi sembra che qui ci sia, a meno che fosse essere qui nella casa del cacciatore. Potrebbe essere lì, perché lì effettivamente c'è anche, vedete, una bella zona che può fungere da arena. Quindi potrebbe effettivamente trovarsi lì. Però aspettate, perché io ora da qua... Ok, devo andare a destra. E no, ma qua... Non mi fa salire. Ah, devo andare... Ah, sì, perché qua c'è la stradina. Questa qui infame. Che però ci dobbiamo andare da qua. Perché effettivamente Ala Perduta a me sembra tanto... Questa la zona. Ora, non so se effettivamente... Ma scusami, ma... Passaggio sotterraneo? Il passaggio sotterraneo, oddio. Può essere il passaggio sotterraneo? Vabbè, vado a vedere. Eh sì, ragazzi, era veramente nel passaggio sotterraneo, vedete? Cioè, tutte queste aree, se le vedete per la mappa, sono tutte boss fight. O comunque sono tutte zone dove c'è un combattimento. Per cui i ricercati, da un lato, è vero che è bello cercarli, ma una volta che scopri come trovarli è abbastanza semplice. E quindi sì, eccolo. Trombettiere sacro. Eccolo là. Chiama pure i tuoi portatori. Livello 36, tra l'altro. Lascia che io e il mio mortaio. Neanche male. Figliolo, purtroppo. Pur-
purtroppo qui subirai l'ira della fenice, del drago e del titano. Mi dispiace. Aia. Pensavo mi attaccassi. Sei trovato. Vai, attaccami. Ma niente, non mi ha voluto attaccare, quindi ci sono andato io. E lo becco io, e amen. Scarletite e meteorite. Il tuo lavoro è concluso. Sì, il tuo lavoro è concluso. Oh, qui c'è una cassa, tra l'altro. Ok, altra moneta goblin. Tutto che va bene. E niente, siamo riusciti a fare anche quest'altra caccia. Quindi l'ultima sarà appunto il Molboro, o il Molboro, chiamatelo come volete, che ci consentirà non solo di concludere questa side quest, ma in teoria dovrebbe anche chiudere le cacce, a meno che poi finendole me ne apparirà tipo una speciale, come era con gli Azmat per esempio, no? In Final Fantasy XII, per cui lo scopriremo nella prossima puntata. Bye bye.